Utopia o realtà? Obiettivo raggiungibile, concreto, fattibile? O pura follia in un mondo sempre più determinato da logiche consumistiche, dello spreco dei materiali, dell'usa e getta? Beh, secondo me il rifiuti zero è possibile. Non solo è possibile, ma anzi è necessario, è fondamentale per costruire un futuro sostenibile. Anzi, per costruire un futuro possibile, perché non esiste un futuro possibile senza sostenibilità. Iniziamo questo breve viaggio da due immagini, da due grafici, da due immagini. Il primo grafico ci dice un dato molto semplice e preoccupante allo stesso tempo. Il consumo di materie all'anno sul pianeta Terra, negli ultimi 100 anni e per i prossimi 30. Se oggi siamo intorno a 85 gigatonnellate l'anno, entro i prossimi 30 anni, in questo trend, arriveremo a 170 gigatonnellate l'anno. Peccato che gli scienziati ci dicono non le avremo sul nostro pianeta e non ne abbiamo un altro di scorta. Quindi dobbiamo capire come poter conciliare i limiti fisici del nostro pianeta con un diverso modello di sviluppo. L'altro grafico ci dice un'altra cosa altrettanto importante. È l'andamento delle emissioni climalteranti, la CO2 in atmosfera, negli ultimi anni. È un andamento crescente che ha determinato cambiamenti climatici, gli scienziati ci dicono, per circa un grado sul nostro pianeta. Quindi è un po' come se avessimo la febbre intorno a 37. L'accordo di Parigi stabilisce che dobbiamo stare entro i 2 gradi massimo di cambiamenti climatici, altrimenti per l'umanità sarà molto, molto pericoloso e difficile continuare a vivere su questo pianeta. Meglio tenerci entro il 1,5 gradi. Quindi questo è l'andamento che dobbiamo dare alle nostre emissioni climalteranti in atmosfera se vogliamo stare entro i 2 gradi, o meglio, perché è meno rischioso, entro il 1,5 gradi. Quindi se non vogliamo arrivare a scenari che sarebbero davvero preoccupanti. E questo viaggio continuiamolo in una bellissima città italiana. Chi di voi è mai stato a Venezia? Città meravigliosa. Ecco, peccato perché Venezia, come tutte le città di mare, saranno le prime che pagheranno le conseguenze più dure e devastanti dei cambiamenti climatici con l'innalzamento dei mari che renderà sempre più difficile vivere in queste città. Ma andiamo dall'altra parte del mondo. L'11 marzo 2017 una frana nella discarica di Addis Abeba genera 65 morti, per lo più donne e bambini, che lì intorno vivevano per raccogliere materiali, anche i nostri rifiuti, e continuare a dare vita a quel materiale restringendoci un po' di quel valore che ancora hanno. Ecco, questa immagine non può che suscitarci due riflessioni. Una è una scossa di responsabilità che ognuno di noi ha per ogni scelta che fa. E l'altra è l'alternativa, le alternative che dobbiamo far crescere. Più aumentiamo la responsabilità di ognuno di noi, più facciamo crescere le alternative. Più le alternative crescono e prendono forza, più possiamo far crescere la responsabilità collettiva. E le alternative esistono. E è proprio l'Europa che ci sta spingendo tutti i paesi europei ad andare verso modelli di economia circolare. Perché la nostra economia, per lo più, è tradizionalmente lineare. Estrai, produci, consuma, scarta. E invece quello scarto deve ritornare come materia prima, nella sostituzione dell'estrazione continua di materie prime, altrimenti non avremo senz'altro né futuro né sostenibilità. Ma la strategia Rifiuti Zero punta a obiettivi ancora più ambiziosi, quali quelli appunto di ridurre la produzione dei rifiuti sul nostro pianeta. E se fino a qualche anno fa appunto parlare di Rifiuti Zero sembrava un'utopia, qualche mese fa ho avuto l'onore di essere il primo relatore internazionale del primo congresso mondiale di tutte le città Rifiuti Zero. Ci siamo trovati a Brasilia, la capitale del Brasile, e c'erano città di tutto il mondo, dall'Australia al Giappone, all'Asia, all'Africa, agli Stati Uniti. E lì abbiamo avuto la consapevolezza che siamo un movimento che sta crescendo nel mondo e che sempre più costruisce risultati e vantaggi. Una delle più grandi città del mondo che ha fatto questa scelta è San Francisco. Oltre 1 milione di abitanti, che ha avviato politiche di riciclo per oltre l'80% dei propri scarti e con questo ha evitato la costruzione di una nuova discarica. Ha creato decine, centinaia, migliaia di posti di lavoro attraverso politiche di raccolta differenziata, riciclo, riuso dei materiali fondamentali. E nel 2007, vedendo proprio l'esempio di San Francisco, in Italia
abbiamo voluto portare anche in Italia, perché nessuna comunità aveva fatto ancora questa scelta, questo percorso. E siamo partiti da Capannori, un comune di circa 50.000 abitanti, qua in provincia di Lucca, a voler costruire questa nuova sfida. E tanti, tantissimi ci dicevano che era un'utopia, che era impossibile arrivare ai rifiuti zero. Ma abbiamo agito su queste due leve, la responsabilità e le alternative, in percorsi di coinvolgimento della cittadinanza e in costruzione di alternative, alternative che alimentassero la responsabilità. E quindi siamo partiti dal primo passo fondamentale, cioè quello di eliminare sistemi di raccolta che alimentano una irresponsabilità, come i sistemi di raccolta a cassonetto. Sembrava di infrangere una religione a togliere i cassonetti per strada 10-12 anni fa, oggi per fortuna è una politica che fanno sempre più tante città in Italia e nel mondo. Per invece organizzare sistemi di raccolta domiciliari che alimentano la responsabilità, perché così ognuno è obbligato a prendere in mano i propri scarti, domandarsi e aumentare la propria responsabilità. È proprio attraverso queste politiche che abbiamo costruito questo risultato incredibile, che sembrava impossibile. Vedete in questo semplicissimo grafico, il rosso è tutto quello che prima, una decina d'anni fa, andava a smaltimento. E si sta assottigliando sempre più tendenzialmente verso zero grazie a due fattori fondamentali, l'aumento delle raccolte differenziate e la riduzione della produzione dei rifiuti, dove l'elemento centrale è stata la responsabilità dei cittadini che abbiamo alimentato tramite appunto questo meccanismo semplice, banale, che è la necessità di doversi chiedere ogni scarto dove va. E allora ci si inizia a chiedere anche perché facciamo tanti scarti, iniziamo a vederli e quindi a capire il problema. Ma abbiamo detto, ecco, è importante anche ridurre i rifiuti. E le prime cose che possiamo fare, per chi ha la possibilità, è agire sull'organico. L'organico è circa il 40% dei rifiuti urbani. È quello che crea maggiori problemi quando finisce in discarica, che crea percolati, crea tantissimi problemi ambientali. E quindi chi ha la possibilità di farselo, il compostaggio domestico, e quindi di trattarli in casa, nell'orto, nel giardino, è il primo passo da fare, così non facciamo viaggiare in camion quel materiale e ridiamo alla terra quegli elementi nutritivi importanti che gli abbiamo tolto per fare coltivazione. Quindi è la prima basilare cosa da fare per costruire sostenibilità ambientale. Ma chi abita in una città non ha la possibilità di farselo, quindi ci sono sempre più impianti industriali che permettono di trasformare le nostre bucce di patata non solo in compost di qualità che viene utilizzato in agricoltura, ma anche in sostituzione di carburante, in biometano, come questo impianto che è a Pinerolo, in Piemonte, e dove appunto si produce biometano che alimenta quei mezzi che fanno la raccolta dei rifiuti in quella zona. Quindi un modello perfetto di economia circolare che sempre più si sta replicando in tante città italiane. Ma dopo l'organico passiamo ai materiali riciclabili, secchi, la carta, la plastica, i metalli. Su ognuno di queste filiere industriali potremmo fare una relazione lunghissima, scoprire viaggi meravigliosi attraverso le politiche del riciclo che generano, attraverso impianti molto più semplici di quelli di smaltimento, generano molta più occupazione. Si calcola che circa 4-5 volte di più sia il rendimento economico e occupazionale degli impianti di riciclo rispetto agli impianti di smaltimento. Ma abbiamo detto che Rifiuti Zero non punta solo a fare questo primo passo, cioè avviare a riciclo tutti i materiali, ma ha l'ambizione di voler ridurre anche la produzione dei rifiuti. E non è vero che ridurre la produzione dei rifiuti sia sinonimo di privazione, perché invece in tantissime progettualità per ridurre i rifiuti si è unito la riduzione dei rifiuti allo sviluppo economico. Ad esempio questo banalissimo e semplicissimo progetto che in un'azienda in Piemonte ci ha visto creare due marchi dell'eco-ristorazione e dell'eco-albergo, e li abbiamo riconosciuti a quelle attività della ristorazione e degli alberghi che hanno adottato un protocollo d'intesa accettando di attuare 7 azioni su 10 possibili, almeno 7, per ridurre gli impatti ambientali e la produzione dei rifiuti nelle loro attività commerciali. Questo ha dato loro pubblicità, quindi li ha fatti conoscere, e ne hanno beneficiato in termini economici, l'ambiente ne ha beneficiato perché appunto si sono prodotti meno rifiuti e anche l'economia locale ne ha beneficiato perché si è avviato a smaltimento meno rifiuti, quindi anche i cittadini hanno avuto un beneficio, quindi tutti ne hanno vinto. Come questi sono decine
centinaia di progettualità che si possono attuare in campo della riduzione dei rifiuti per unire tutti i tipi di vantaggi sociali, ambientali, economici e occupazionali. L'altro passo fondamentale, sempre per ridurre i rifiuti, è allungare il loro ciclo di vita. Ad esempio attraverso i centri del riuso. Qualche anno fa ho visitato questo spettacolare posto che è il più grande centro europeo del riuso. L'ha costruito la città di Göteborg, investendo 4 milioni di euro. E in questo spazio lavorano 30 persone. Ogni giorno 200 cittadini vanno e acquistano qualsiasi cosa, una porta, una finestra, un sanitario, un elettrodomestico. E in questo modo, dopo aver dato lavoro ogni anno a più di 30 persone, versano al comune gli utili d'impresa. Mediamente sono tra i 700 e gli 800 mila euro l'anno, quindi un investimento alquanto redditizio per il comune. Ecco, la stessa cosa l'abbiamo realizzata al Capannori, proprio all'interno della strategia Rifiuti Zero, con un centro che si chiama Da Capo, che quindi dà vita, ritorna a dar vita a tutti i materiali che vengono conferiti e dà lavoro a 7 persone, e questo appunto è un modello che si sta sempre più replicando in tante tante città in giro per l'Italia. Ma passiamo a un passo ulteriore della strategia Rifiuti Zero, quello della tariffazione puntuale. Cosa significa? Significa applicare quel concetto banale che da sempre siamo abituati a pensare quando consumiamo l'acqua, e quindi la paghiamo in funzione di quanta ne consumiamo, oppure la luce in funzione di quanta ne consumiamo, paghiamo, perché non deve essere così anche per i rifiuti? Proprio per alimentare quel senso di responsabilità contro lo spreco che la bolletta dell'acqua o della luce ci incentiva, diciamo, a fare. E quindi a partire da questo concetto abbiamo fatto un'innovazione qualche anno fa appunto a Capannori, inserendo per la prima volta in Italia un RFID, un microscopico microchip che è applicato nel sacco o anche nel bidoncino, inserisce appunto i dati dell'utenza che quindi è registrata per ogni conferimento di materiale indifferenziato che fa. E questo appunto permette di capire quante volte in ogni anno il cittadino ha conferito i propri scarti. Questo progetto è stato candidato a un concorso che si chiama Innovation in Politics e ringraziando anche tutti i miei collaboratori abbiamo vinto quel concorso come primo e unico esperimento, diciamo, in Italia di questa progettualità. Voglio farvi vedere il video che loro hanno fatto proprio per riassumere il nostro progetto. Community. Waste does not pay. City rewards and punishes families' waste management habits. Tarifa puntuale introduces rewards and penalties for families and businesses in order to minimize non-recyclable waste. As the first town in Italy to adopt a zero-waste strategy, Capannori puts waste tariffs on the same level as those for energy and water, linking the cost to the amount of non-recyclable waste produced. This method encourages all households and businesses to maximize waste separation, which through recycling generates value from waste and extends its life. Ecco. E se con percorsi di raccolta differenziata domiciliari responsabilizzanti arriviamo al 70-80% di avvio e riciclo di materiali, con la tariffazione puntuale possiamo arrivare anche al 90-95%. L'abbiamo fatto a Capannori, ora lo sto facendo in tante altre comunità, seguendole in questo percorso di attuazione semplice, banale, che dimostra una cosa semplicissima, che non esistono distanze che possano non permettere di realizzare questi percorsi, perché ci sono percorsi simili al sud, al centro, al nord Italia, in piccole, grandi, medie città, quindi basta la volontà di voler raggiungere questi obiettivi. Ma non è detto che quel 10%, quel 5%, quel 15% che sia, che va ancora a smaltimento, debba continuare ad andare a smaltimento all'infinito. Perché così come il mercato delle materie prime è in continua crescita di costo, perché sono sempre più scarse le materie prime, lo stesso le industrie, anche le grandi multinazionali, stanno investendo sempre di più per andare a prelevare il valore dei nostri scarti. Non a caso vengono definite le miniere urbane, i nostri scarti. E non a caso proprio in Italia una grande multinazionale ha realizzato in provincia di Treviso questo impianto che per la prima volta al mondo ricicla i pannolini dei nostri bambini, che dopo una fase di sterilizzazione iniziale
vengono riciclati attraverso l'estrazione di materie cellulosiche, materie plastiche, che vanno nelle filiere della carta e del recupero delle materie plastiche. E lo stesso succede a questo materiale. Questo materiale si chiama Palper e è lo scarto del riciclo della carta. Sono le copertine magari dei quaderni dei nostri figli che finiscono per sbaglio nella raccolta differenziata, oppure sono quelle etichette trasparenti nelle buste che riceviamo a casa, che quindi sono una materia estranea nella raccolta differenziata e finiscono a smaltimento. Ma se fino a pochi mesi fa finivano solo a smaltimento, beh, da qualche settimana, grazie a un'innovazione importantissima di un'azienda del territorio e un finanziamento importante a livello europeo, questo materiale va a riciclo. E quindi gran parte di questo materiale viene intercettato e si sta avviando una filiera industriale per trasformarlo in pallet che poi viene usato da altre aziende per la logistica interna. Allora, se abbiamo visto che fino a qualche anno fa ci dicevano che era utopia, era impossibile, erano obiettivi irraggiungibili, oggi abbiamo visto che invece sono sempre di più i vantaggi che si costruiscono dalla fattibilità di questi percorsi e ci stiamo togliendo anche qualche soddisfazione perché, ecco, quando riceviamo queste conferme, queste riconoscenze istituzionali, questo è il segretario europeo per l'ambiente, Vella, che appunto un paio d'anni fa in un convegno in cui abbiamo illustrato le migliori esperienze italiane nella gestione dei rifiuti, ha affermato che proprio queste sono quei principi ispiratori del pacchetto dell'economia circolare su cui anche l'Europa sta lavorando per spingere tutti i paesi europei verso la sostenibilità, il riciclo e la riduzione dei rifiuti. Io vi voglio lasciare con un'immagine stupenda che è la Sacra di San Michele in Piemonte. Cosa ci dice questa immagine? Che salendo c'è una salita terrificante, faticosissima, ma ci dice proprio questo, arrivare lassù, che si vede un meraviglioso paesaggio e tutte le volte che ci si va si capisce che ne è valsa la pena. Ma si capisce anche un'altra cosa, che da quel bellissimo paesaggio si vedono mete e obiettivi ancora più alti da dover raggiungere, da poter raggiungere, e il bellissimo e la cosa bellissima non è tanto raggiungerle quanto il cammino che possiamo fare per raggiungere e di quanto capiamo, conosciamo, scopriamo nel percorso che facciamo per cercare di raggiungerlo. Io ho dei figli e quando li guardo voglio essere sicuro di aver fatto tutto il possibile e l'impossibile per non lasciare loro un disastro come invece purtroppo spesso vediamo e scopriamo che stiamo facendo al nostro pianeta. Auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie.